Nel centenario della Grande Guerra, una seduta solenne del Consiglio regionale, non per celebrare la guerra, ma per ricordare l'impegno e il sacrificio di oltre 6 milioni di italiani coinvolti in un conflitto che ha segnato profondamente la storia sociale, politica, economica e culturale dell'Italia. La cosa importante è capire la guerra, ma capirla in profondità, farla capire anche ai giovani, perché quello è l'unico modo per aspirare di più alla pace. La guerra è stata terribile, spaventosa, la guerra delle trincee. Oggi ai giovani parlare di queste iniziative significa, secondo me, costringerli a conoscere un po' e poi soprattutto, una volta conosciuto, a confrontare queste epoche storiche differenti, cercando di trovare quelle aggregazioni, quelle logiche che allora come oggi diventano fondamentali. Emozionante la lettura di alcune lettere dal fronte di soldati abruzzesi, accompagnate dalle musiche delle studentesse del liceo musicale dell'Aquila. Un'occasione per ricordare la compattezza e l'unità degli italiani in un momento storico difficile per il paese e per il mondo, troppo spesso macchiato ancora da guerre e conflitti. Per questo l'esercizio della memoria risulta fondamentale, soprattutto per i giovani. Capire che la storia, anche se è passata, la possiamo reincontrare se non ci comportiamo bene, stabilendo regole e condotte individuali. Per questo l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha saputo e voluto tenere questa iniziativa e mi complimento con i parlamentari intervenuti, soprattutto con loro, perché questa è una maniera anche per svolgere l'altissima funzione della rappresentanza nazionale. È molto importante ricordare il sacrificio che 1 milione di italiani hanno fatto, questo deve essere un monito per i nostri giovani, la guerra va assolutamente evitata, noi dobbiamo lavorare per la pace, soprattutto in un momento così difficile nello scenario geopolitico mondiale.